Giuseppe Facomatà, candidato a sindaco delle prossime elezioni del Comune di Reggio Calabria. Com'è andata questa giornata? Ma è andata molto bene. Questa giornata segna un po' il cambio di passo rispetto a alcuni tradizionali metodi della politica ed è una risposta a chi dice che intorno alla coalizione di centrosinistra non ci sia nulla e che la coalizione stessa non sia unita intorno a un'idea di città, ma soltanto intorno a un nome. Noi diamo una prima risposta oggi, l'abbiamo già fatto nelle primarie, quindi questo è un continuare, un metodo di lavoro che ci siamo già dati, con uno spazio aperto, aperto non soltanto perché ci troviamo insomma in un porticciolo turistico, quindi con il mare che culla le nostre idee, ma aperto al contributo di tutti i cittadini, di tutte quelle persone che hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di raccontare la loro esperienza, hanno voglia di proporre qualcosa di nuovo per la loro città, per la città in cui vorrebbero continuare a vivere, a crescere, educare i propri figli. E noi questo lo abbiamo fatto oggi con sei tavoli tematici che affrontano le tematiche dei servizi sociali, del welfare cittadino, quindi del terzo settore, ma anche della città metropolitana e quindi uno sguardo sull'Europa, parlando di cultura, parlando di turismo, parlando di sport, parlando di trasparenza e legalità, parlando anche e soprattutto forse di mobilità, di trasporti, di infrastrutture che, come ognuno di noi ben sa, mancano nel nostro territorio, nella nostra città, nella nostra provincia. L'abbiamo fatto con tante donne e uomini che hanno deciso di spendersi insieme a noi in questa sfida che parte dal basso attraverso un sentimento popolare. Stamattina c'è stata la discussione molto partecipata ai tavoli, al termine della discussione insomma, si sono tratte un po' le fila del discorso e nel pomeriggio adesso i responsabili dei tavoli stanno buttando giù quello che è venuto fuori da questa discussione in un documento che verrà acquisito e che sarà, implementerà, aggiornerà, renderà ancora più concreto il programma che noi proponiamo per la città di Reggio Calabria. Questo è quello che continueremo a fare anche nei prossimi appuntamenti, perché capite bene che da ogni tavolo poi nascerà una nuova singola iniziativa. Quindi questo è il percorso che abbiamo tracciato e che continueremo a fare. Quale progetto opporrebbe alla centrale a carbone di Saline? Noi intanto abbiamo sempre detto un secco no, un convinto no alla centrale a carbone di Saline Ioniche. Naturalmente però ci rendiamo conto che assumersi la responsabilità di essere classe dirigente significa andare oltre. Purtroppo questa terra molto spesso, storicamente, si è accontentato che qualcosa non venisse fatto sul nostro territorio o che qualcosa non ci venisse tolto. Faccio l'esempio, l'ultimo in ordine cronologico, del TAR. Sul TAR è stata fatta una forte battaglia, ma il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, è un qualcosa che c'era, che noi abbiamo difeso e che abbiamo evitato che venisse sottratto alla nostra città. Allo stesso modo però non ci possiamo accontentare di dire non vogliamo che si faccia la centrale a carbone, abbiamo il dovere di proporre un'alternativa. E l'alternativa qual è? Noi diciamo spesso la nostra è una città, è un territorio, è una provincia a vocazione turistica, però questo non può essere uno spot, non può essere uno slogan, deve essere costruito partendo proprio dal basso, partendo dalla garanzia dei servizi pubblici essenziali, partendo dal poter arrivare in una città come Reggio Calabria, in una provincia come Reggio Calabria, per poi andare a proporre qualcosa di concretamente turistico e quella zona si presta proprio a questo, naturalmente osservando dei passaggi particolari. E per quanto riguarda le giovani generazioni, lei sarà un sindaco giovane, quindi cosa ha in mente per invogliare i ragazzi a rimanere? Ecco, anche su questo noi cambiamo verso e cambiamo prospettiva alla politica. Non ci piace fare un punto di programma dicendo questo è il nostro programma per i giovani. I giovani non sono una categoria a sé, i giovani sono cittadini come tutti gli altri. E allora se noi offriamo una città che garantisce i servizi sociali, se noi offriamo una città con un'adeguata offerta culturale, quindi anche di spettacoli musicali, di occasioni di crescita collettiva per la città, se offriamo una città che dia la possibilità a ognuno di essere una persona e non solo un numero e che quindi non dia lavoro, ma crei le occasioni perché ognuno possa sviluppare la propria idea, allora credo che in questo ci possano stare anche i giovani. La nostra è purtroppo una città che sotto il profilo delle attività, tra virgolette,
ludiche, culturali e musicali offre davvero poco. Però non si può parlare di cultura se non si parla di sicurezza. Ogni argomento non può essere affrontato a compartimenti stagni. Una città più illuminata, lo diciamo sempre, è una città molto più sicura di una città in cui c'è una camionetta dell'esercito a ogni angolo di strada. Naturalmente è una provocazione, noi abbiamo ampio rispetto e riconosciamo il grande lavoro delle forze dell'ordine, ma che cosa significa questa provocazione? Significa che se noi diamo la possibilità alle persone di stare fuori fino a tardi, manteniamo la città viva, manteniamo la città illuminata, quindi sottraiamo forze importanti all'attività della criminalità organizzata. Ecco, tutto questo è quello che pensiamo noi per la città e questo vale tanto per i giovani che naturalmente non hanno il vincolo a dover restare, hanno l'obiettivo e si devono porre l'obiettivo eventualmente di partire ma per poi ritornare. Quindi noi dobbiamo far sì che si creino le condizioni per chi vuole restare di restare e per chi vuole andare per poi tornare che lo possa fare. Andare non deve essere l'unica scelta, deve essere una delle scelte. Noi abbiamo anche interesse che i nostri ragazzi facciano esperienza in altre città, facciano esperienza all'estero, affinché però poi queste esperienze possano essere messe al servizio della loro città. Grazie. Grazie a voi.